Salve a tutti amici, in questo video vediamo come completare la grotta della Giara su Zelda Link's Awakening. Allora, troveremo finalmente il potere per sollevare queste giare, ma non adesso, più avanti. Ora dobbiamo accendere questi due bracieri e per farlo serve la polvere magica, quella che trovate nella casa della strega, proprio a sud di questa grotta, molto più a sud, comunque c'è un capanno, esplorate, lo trovate, sarà in vendita. Quindi la equipaggiamo e accendiamo i bracieri, una volta fatto andiamo a destra. Uccidiamo i due scheletri. E una volta fatto, apparirà una chiave apparirà. Perfetto. Prendiamola. E usiamola subito per sbloccare il passaggio in basso. Andiamoci. E qua c'è un nemico da affrontare in un modo particolare, ancora non sapevo come fare, quindi l'ho ignorato, lo vedremo successivamente. Andiamo quindi a destra. Interagiamo con il cristallo e in questo modo potremo andare in basso. Qui ancora non ho il becco da utilizzare. E di nuovo interagiamo con il cristallo per accedere al baule. Attenzione allo scheletro perché ci impedirà di raggiungerlo, quindi girate intorno e fate in modo che lo scheletro non sia lì. Perfetto. Ed abbiamo ottenuto un'altra piccola chiave. Andiamo a destra. Qui saltiamo e otteniamo della polvere magica gratis. È molto importante prenderla perché se dobbiamo accendere dei bracieri almeno non dobbiamo tornare a comprare dalla strega. Saltiamo sul pulsante e andiamo ad aprire il baule dopo aver interagito di nuovo col cristallo perché dobbiamo andare a nord. Troveremo un'altra piccola chiave. Ora attenzione perché io vi farò questa soluzione in modo che voi possiate completare la grotta anche se come me utilizzate le chiavi nel posto sbagliato, nel senso che è possibile evitare di sprecare una chiave e andare direttamente al boss. Ma non lo farò, quindi in ogni caso ce la farete. Ora questi due nemici che ho appena evitato li affronteremo di nuovo dopo con la tecnica che ancora non avevo imparato. Quindi andiamo ad utilizzare anche la seconda chiave su questa porta. Ora, per risolvere questo enigma dobbiamo semplicemente spostare i due blocchi al centro. Quindi fate attenzione a pipistrelli e sfera. E appariranno delle scale in alto a destra. Andiamoci. Quindi saltiamo su questa pedana. Qui ho perso l'attimo. Ecco. Saltiamo poi su questa e saliamo le scale. Prendiamo i cuori. Usiamo il passaggio e prepariamoci ad affrontare il primo mini boss. Allora, qual è la tecnica? Io ho fatto così. Mi sono spostato ai lati, non ovviamente qui dove ci sono le spaccature, ma qui. E poi, quando lui carica, lo aggirate e lo colpite da dietro. Consiglio di saltare il meno possibile perché quando saltate dopo la carica tendenzialmente vi prende. Ecco, vedete, qui è stato perfetto. Ma quando provo a saltare tendenzialmente non ce la faccio. Poi anche se vi colpisce, una spadata dategliela. Approfittate. Ecco qua, vedete, questa è la tecnica. Quindi continuate a girare intorno. Qui devo saltare per forza. Ce l'ho fatta in questo caso. Aggiriamolo, perfetto. In questo modo bene o male ce la farete, anche se vi colpirà magari due o tre volte. Bene, non prendiamo il teletrasporto, ma andiamo avanti. Qui ovviamente non possiamo ancora vedere cosa c'è oltre quelle scale, perché non possiamo ancora sollevare le giare. Quindi semplicemente andiamo fino in fondo. Qui adesso avevo il becco perché l'ho preso da un'altra parte, ve lo farò vedere dopo, non è importante adesso. Andiamo su, attenzione a questo vortice che trascina verso il vuoto. E andiamo direttamente a prendere il contenuto del baule. Troviamo la mappa. Quindi andiamo a nord.
Ora, per l'appunto io non ho più la chiave per andare a sinistra. Come bisogna fare? L'andremo a trovare da quei nemici che ancora non so come distruggere. Quindi mi limito a prendere il contenuto di questo baule, che non è una piccola chiave, purtroppo, mi sono detto in quel momento. Pensavo di essere bloccato, invece no. Torniamo semplicemente indietro al primo mostro che sta all'inizio. Quindi la cosa migliore da fare in questo momento è andare a prendere il teletrasporto. Quindi, indietro, prendiamo il teletrasporto e ricominciamo da capo. Ora vi faccio vedere dove ho preso il becco. Quindi sinistra, dovrebbe essere lì il becco, perlomeno. Sinistra, qua non ci siamo andati. Evitate le lame. Andate a nord. E qua troviamo il baule, che ho già aperto in precedenza. E questo è quanto, quindi adesso torno di nuovo indietro, andiamo a destra e in basso. E vi faccio vedere come sconfiggere questo mostro. Allora, innanzitutto, lui copia i nostri movimenti a specchio. Quindi dobbiamo fare in modo di ritrovarci accanto a lui in questo modo. E bisogna usare l'attacco caricato, ma non frontalmente come sto cercando di fare ora inutilmente, bensì all'indietro. E infatti dopo un sacco di tentativi ho capito che era quello il sistema. Quindi giriamoci, semplicemente. E carichiamo l'attacco all'indietro. E finalmente lo abbiamo sconfitto. Apriamo il baule. E abbiamo la bussola. So che vi aspettavate la piccola chiave, non vi preoccupate perché ce l'hanno gli altri due. Quindi continuiamo ad andare avanti adesso. Cristallo, giù e poi destra. Ok, adesso andiamo su, prendo ancora polvere in modo da averla al massimo a 20, ed eccoli qua. Allora, di nuovo la solita tecnica, attacco caricato all'indietro, perfettamente all'indietro, vedete, se no non riuscite a colpire quello sopra. Quindi riproviamo, ancora no, sono troppo obliquo, per questo fallisco. Ok, ora ci siamo. Ed eccola finalmente la piccola chiave, quindi non è per forza necessario fare tutto un percorso ben preciso come alcune persone dicono di fare, possiamo anche sbagliare per così dire, aprire le porte sbagliate per poi andare in un secondo momento a prendere questa piccola chiave, o anche da subito se sapete la tecnica, quindi in questo modo torniamo a prenderla. Quindi di nuovo rifacciamo tutta la strada per andare dal mini boss. E attenzione perché non siamo ancora pronti per il guardiano, perché manca la grande chiave, ma ancora non me ne ero accorto. Qui abbiamo già sbloccato tutto. Di nuovo, pedana, ascensore. Su. Andiamo avanti. Qui è andato nel panico più totale. Ok, e siamo qui. Quindi destra. Andiamo avanti. Quindi fortunatamente ci sono due volte tre cuori. Possiamo recuperare tutta l'energia. Andiamo a nord. E finalmente possiamo aprire questa porta. Ora, per sconfiggere i fantasmini dobbiamo usare la polvere magica sui bracieri, quindi possiamo solamente temporaneamente disabilitarli con la spada, però dobbiamo aspettare che se ne vadano dopo l'accensione dei bracieri. Ed ecco qui il baule. E finalmente il potere che aspettavamo dall'inizio del gioco, la forza del super bracciale. Ora possiamo sollevare Giare e Macigni. Quindi andiamo ad esplorare questa nuova sezione del labirinto, andando a sollevare con A le giare. Bene, vediamo un po'. Allora, c'è un cristallo da attivare per poter proseguire. In questo modo. Attiviamolo di nuovo per arrivare al baule. E poi torniamo. Quindi prendiamo un'altra piccola chiave. Questa volta non mancano.
Interagiamo di nuovo col cristallo per andare avanti. Ci siamo. Attenti a questo. E ci siamo. Adesso possiamo interagire con la porta. Grazie alla nuova piccola chiave. Ma prima... No, niente, mi sa che non sono ancora andato giù. Ok. Allora, qui... Per sconfiggere il coniglio bisogna buttargli addosso una giara. Quindi facciamolo. Ce ne sono tante, quindi... Avete un sacco di tentativi. E ce l'abbiamo fatta. Quindi sconfiggiamo tutti i nemici per poter andare oltre. Andiamo. E qua, attenzione, non distruggete tutte le giare. Ve ne serve almeno una di quelle in alto. Perché sennò l'ascensore di sinistra non si attiva. Quindi prendiamo una giara. E andiamo qui. E ora possiamo proseguire. Andiamo su. E qui ci accorgiamo che... Il percorso è giusto, ma non abbiamo la grande chiave, quindi ci tocca tornare indietro. Ma sappiamo adesso dov'è il boss e sappiamo anche come superare l'altro schema, quindi torniamo indietro. E questa volta andiamo a sud. Ora, per completare questo schema bisogna uccidere i nemici in un ordine ben preciso, quindi fate esattamente così per liberare il coniglio, lo distruggiamo con la giara. Poi, come secondo nemico ucciso, il pipistrello, non vi sbagliate. E infine lo scheletro. Seguendo quest'ordine faremo apparire il baule. Non so perché non avevo trovato nessun indizio. Non so se c'è in giro per lo schema l'ordine. Comunque avremo finalmente la grande chiave. Ora, prima di andare dal boss, andiamo ad esplorare anche cosa c'è qui. E sostanzialmente c'è un livellino alla Super Mario. Che è anche una scorciatoia, un passaggio. Adesso vedrete dove conduce. Per arrivare qui. Quindi abbiamo anche visto cosa c'è sopra queste scale. Siamo tornati qui, dobbiamo adesso andare avanti. Per andare finalmente dal boss. Mi stavo cercando di capire se si potevano spingere. E quindi niente, di nuovo tutto verso nord. Attenzione qui. Perfetto, l'ho appena detto. Poi destra. Insomma, tutta la strada che già conoscete per il boss. Di nuovo il coniglio. Avanti, qui ricordatevi quella giara sopra. E ci siamo. Allora, adesso dovrete seguire esattamente le mie istruzioni se volete distruggerlo con facilità, perché è un po' lungo come boss ed è facile morirci. Infatti ci sono già morto. Questo è il mio ultimo tentativo, quello dove ho capito come fare. Allora, inizialmente dobbiamo lanciare la sua giara contro il muro. State all'angolo, a un angolo qualsiasi. Appena comincia a lanciare, piccoli passi in avanti e continuate verso nord, comunque sempre seguendo il percorso più lontano. Colpite la giara, poi prendetela e lanciatela contro il muro. Ce lo suggerisce lei stessa. Di nuovo, da capo, andiamo a un angolo. Sempre a un angolo, mi raccomando, aspettate che lanci le sfere. E appena comincia, piccoli passi in una direzione. Tendenzialmente lontano da lui. Quando avete finito, verso l'altro lato. Vedete che in questo caso non perdiamo mai energia. Di nuovo, quindi colpo alla giara, poi lanciamo la giara al muro, va fatto un'altra volta, quindi di nuovo stessa tecnica, piccoli passi, perfetto, vedete che non ho perso neanche un cuore in questo modo, colpo alla giara e contro il muro. Ora attenzione, dobbiamo per prima cosa stare o all'angolo o al centro, in questo modo evitiamo questi due cosi. Li ho sempre evitati, non li ho mai toccati. Evitiamo anche la sfera e poi colpiamolo, anche più volte. Quindi di nuovo, occhio, all'angolo. Aspettiamo che appaia, evitiamo la sua sfera. E colpo, di nuovo.
all'angolo. Qui ci vorrà un po'. Qui mi ha preso. Però vedete, ho perso solamente un mezzo cuore dall'inizio. Quindi centro o angolo, va bene anche al centro. Evitiamo. E colpiamo. Con calma e pazienza, tanto la tecnica è sempre questa. Fate con più calma, soprattutto se avete pochi cuori. Ed ecco, con un solo, con una sola vita persa, in sostanza, ho ucciso il guardiano. E perfetto, finalmente possiamo incrementare la nostra energia massima con il portacuore. Andiamo avanti e otteniamo il premio del dungeon, che è il corno conchiglia. Quindi aspettiamo. Ci sarà questo filmatino, per così dire. La prateria ti attende. E ci ritroviamo nella palude. Torniamo dentro giusto per prendere questo baule che adesso possiamo aprire grazie al superpotere. E abbiamo completato il dungeon. Spero di essere stato utile. Un saluto.